Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dato che mi sono divertito un casino nel fare il video del mese scorso, ho deciso di farlo anche questo mese. Per cui ecco il mio febbraio. Tu ieri non c'eri, ma abbiamo avuto un incontro assurdo. Allora, te l'hanno raccontato? No, io ero a dormire. Ci hanno assalito i bambini di Pequeños Gigantes. Questo è per tutti. No, è molto siamo più difficile. Molto lontani. Vincenzo. Il nome comincia con la N. Nicola. Enni. No. Na può essere. Na. Nayor. Nakur. Nako. Sì. Sono un mostro. Si chiama lui. Si chiama. Monavero! E pure per chi crede! Infatti mi sembra un po' strano. Ma veramente non ti chiami? Nakor. Io stai scherzando. Allora ti cerco su internet. Ci sei su internet? Certo. Io vorrei Nakor. Sei lui? Io vorrei Nakor. Eccolo qui. All'inizio ne erano solo due, poi piano piano si sono moltiplicati. La situazione sta diventando ingestibile. Marotti maceroni da un po'. Ciao! Cosa un po' mais! Non c'è barichino! Cazzetti, un bambè! Sporchi però! Sporchi, esatto! Stiamo andando in lavanderia a lavarci i vestiti. Alessio e Alessandro, grazie mille. Ciao, grazie. Trovo sempre un certo imbarazzo per portare il mio intimo in lavanderia. Metti che non te ne accorgi, no? Ora può succedere che insomma una volta uno ha un problemino, no? E ci lascia qualcosetta, no? Cioè, sì, che stai parlando? Imbarazzante, no? Che stai parlando, Charlie? Delle mutande sporche. Ti può succedere, no? Una volta può succedere. Beh, io fossi in te brucierei quelle mutande per sempre. Dobbiamo fare gli auguri a un po' di persone per i propri compleanni. Ma... però che non diventi un vizio. Ciao, ciao, dove cazzo sta la telecamera? Noi siamo in la rua. Ciao Chiara. Oh, la convivenza non è mai facile, soprattutto se si condividono gli stessi spazi, gli stessi luoghi, gli stessi ambienti 24 ore su 24, come nel nostro caso. Infatti, molto spesso si sclera. Resistiamo, dai. Già, ti seguo. Uno e due. Ma te mo di meno, eh? Davide è arrabbiato. Molto. Ma te hai rotto i coglioni. Mettila, vai giù sotto, ti sta aspettando qualcuno. Dopo, la traccia via c'ha qualche errore, dopo succede il macello. Quindi fammi di stare vicino, dai, registrala. Te finché sta a rompere i coglioni non registro un cazzo. Dai, devi rompere i coglioni. Stiamo tornando a mangiare qui, al solito posto fidato, sano. Prodotti che vengono dalla campagna, all'orto dietro casa. Forse quei piccioni avevano dei fratelli. Questi fratelli sono finiti... stanno entrando al McChicken. Esatto, questi fratelli sono finiti nel panino. Il menù di Willy. Insalata e birra. Uno spettacolo. Abbiamo potresti salvare il presentatore delle chitarre brani. Che ti anzi, quattro brani da produrre in due giorni. Ti puoi salvare il presetto che ti direi? Nel frattempo c'è vabbè, Davide. Ma c'ho a casa con Mac. Tu dovresti salvare, poi te lo sporti sempre in modo ovviamente, che ce l'hai. Ma te lo porti. Partenato ce l'hai il preset per...
No. No. Io mi sono sempre chiesto cosa fanno i musicisti prima di salire sul palco. Fondamentalmente è quello che fanno le persone normali. Tranne uno, Davide. Davide, per esempio, cos'è che fa Davide? Davide, per esempio, adesso non si può dire quello che vado a fare. Vado in bagno. Se questi si sbrigano, dai cazzo! Allora, butti. Va bene? Sì, apro. Perfetto. Ah, era anche questa fredda. Madame. E su! E dai! Dai, sei parato, non c'è. febbraio. Siamo abbastanza cotti. Cotti nel senso arrivati a cottura, cioè saturi. Sono 3 settimane che martelliamo a tutta. Tra l'altro il brano di Moro, per il quale abbiamo lavorato un botto, a quanto pare non è piaciuto. Andiamo a fare un caffettino, una pasterella, che qui a Roma chiamano cornetto, perché se la chiami pasta sembra che gli stia a chiedere la droga. Riprendere il discorso di prima, sull'esaurimento eccetera. Quindi è andato alla cassa per pagare. Noi volevamo 2 caffè e 2 cornetti. Lui ha chiesto 2 cornetti e 2 paste, per favore. Quelli, un uomo distrutto. Finito le forze. Sono invecchiato. No, non è vero, Willy, sei giovane come sempre. Allora, attacchiamo il caffè. Ciao. We come back. Yeah. Back home. Back home. Finalmente, aggiungerei. Avrò preso tutto? Davide, l'abbiamo preso? Bella nel lavorare nel mondo della musica è quello di stare assieme a delle persone che pensano delle idee, si lavora assieme per realizzare quelle idee e alla fine, quando l'idea è realizzata, si può godere nel vedere quell'idea che ha avuto un suo fine. È proprio il caso del disco che ho lavorato il mese scorso, si tratta del disco di Dardust, del quale è stato poi organizzato un concerto fantasmagorico che io mi sono andato a vedere. Dai, non romper cazzo, che oggi papà ti porta a puttane. Dove? Dai, cazzo! Ma cosa che so, è puttane, questo per sta a pezzare i buffi, sta a pezzare. Dai, cazzo, figlio, papà ti porta a puttane. Ah, 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 ma fa un culo.